Buongiorno amici della Clessidra e come sempre ben ritrovati ancora una volta sul mio canale. Oggi vi porto tre brand che ho scoperto un po' girovagando su internet e che ritengo davvero interessanti, ma ovviamente lo faremo dopo la sigla. E dunque ragazzi, come voi sapete, io sono un amante delle novità riguardo gli stili dell'orologeria, oppure mi piacciono quelli che sono i vintage, ma che hanno delle forme davvero interessanti, e così ho cominciato a girovagare un po' su internet e ho trovato questi tre brand che hanno design, forme e qualità interessanti. Partiamo subito con il primo che ispira quelli che sono i suoi orologi alle vetture vintage, o meglio gli strumenti di bordo delle vetture. Il brand si chiama Reservoir. Ecco a voi i suoi orologi. Reservoir. Gli orologi prodotti da questo brand fanno subito pensare ai contachilometri che trovavamo sulle vecchie vetture. Possiamo infatti sin da subito notare quelle che sono le peculiarità di questi orologi. Indici che vanno da 0 a 60 e indicatore di carica ore 6. E cosa importante, la lancetta centrale dei secondi. Essa infatti scorre proprio come un contachilometri, segnando soltanto la minuteria mentre troviamo l'ora nella finestra ore 6. Il movimento è un 28-24-2, opportunamente modificato con un modulo brevettato. Hanno in media 41 mm di diametro e sono dotati di sgancio rapido del cinturino. Questo è un brand per chi ama le auto e l'orologeria, e Reservoir ha fatto dei suoi prodotti un ottimo connubio. Dunque, abbiamo visto Reservoir, brand interessante, ma dalle linee sportive. Andiamo a vedere ora qualcosa di più, possiamo definirlo sofisticato ed elegante. Il disegnatore del brand, viene dall'Oriente e si chiama Ming. A voi gli orologi Ming. Ming è un piccolo team di appassionati orologiai provenienti da ogni parte del mondo, guidati da Ming Tain, fotografo, designer, ma soprattutto amante degli orologi. Il piccolo ma ambizioso brand non produce orologi in-house, ma si avvale dei migliori professionisti del settore. Dal 2017 ha dato alla luce ben 24 referenze e come potete vedere dalle immagini siamo di fronte a un oggetto dal design molto sobrio ed elegante. Troviamo come caratteristiche riconoscibili di ogni Ming la forma delle anse, dette anche a lama volante, anche se l'elemento davvero caratteristico è il quadrante, che viene prodotto in zaffiro e conferisce all'orologio un che di lussuoso e seducente. Il cuore di questi Ming è svizzero. Nel modello da 38 mm Ming 2702 troviamo un'ETA Peugeot 7001. Insomma, possiamo dire che Ming è partita con il piede giusto. E dunque abbiamo visto anche il brand Ming con i suoi orologi molto, possiamo definirli anche sofisticati, ma andiamo a scoprire quello che è l'ultimo brand e che io personalmente ritengo molto interessante per via delle forme. Parliamo di orologi abbastanza sportivi, ma lo ritengo, diciamo, il più interessante dei tre. Scopriamo insieme quelli che sono gli orologi Singer Reimagined. Singer Reimagined. Il brand nasce dalla geniale intuizione di Rob Dickinson e Marco Borraccio. Essi infatti sono appassionati di orologeria ed in particolare di cronografi anni 60 e 70, epoca d'oro dell'orologeria, e nel 2017 danno vita al primo progetto, il bellissimo Track One. Guardando l'orologio è intuibile un design che guarda nel passato. La forma della cassa, il tipo di lavorazione e le finiture fanno pensare proprio a quei modelli che sono diventate delle icone. Ciò che in questi orologi incuriosisce è la parte cronografica, che viene privilegiata con la parte centrale del quadrante ad essa dedicata. Il quadrante è molto pieno, ma comunque equilibrato, e conferisce all'orologio un grande senso di sportività. Chissà, forse siamo di fronte ad una nuova icona. Stiamo a vedere cosa succederà. Beh, ragazzi, abbiamo visto anche quest'ultimo brand che io reputo, come già detto, molto interessante e che secondo me, come già detto, potrebbe, perché no, diventare qualcosa di iconico, visto le forme molto vintage, ma comunque con qualcosa di nuovo. Voi sapete, io sono amante, diciamo, di quelle forme vintage. Tra l'altro, la maggior parte degli orologi che vi vado a portare sul canale sono orologi, icone, appunto, degli anni 60 e 70.
Vi ringrazio innanzitutto per aver visto il video e come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram, cosa molto importante che molti di voi non fanno. Mi raccomando, seguitemi anche là. Un'ultima cosa, iscrivetevi a Telegram sul mio gruppo, dove ogni tanto facciamo delle live alla quale ovviamente partecipo anche io e discuto con voi di tematiche non solo di orologeria, ma si parla veramente di tutto. È un po' come essere al bar con gli amici. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio nuovamente per aver guardato questo video e avermi dedicato qualche minuto e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video della Clessidra di Ema. Un abbraccio a tutti quanti e ciao!